Il decreto legislativo 16 dicembre 2016 numero 157 prevede che entro il 31 dicembre 2017 i comuni adeguino i regolamenti edilizi comunali, perché nelle nuove realizzazioni di edifici non adibiti ad abitazioni, mi sembra superiore ai 500 metri quadri, oppure gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, in questi casi siano previsti le colonnine o le predisposizioni o gli agliacci per la carica dei veicoli elettrici. Bene, da quello che noi abbiamo potuto vedere e verificare in giro, ci sembra che pochi comuni, mi sembra il comune di Bologna sicuramente, abbiano adeguato i propri regolamenti. Volevamo capire a che punto siamo in regione, cosa ha intenzione di fare la regione, perché se entro il 31-12 i comuni non hanno attuato questa norma, le leggi regionali le regioni possono attuare poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali che riguardano l'edilizia. Inoltre, qui forse magari poteva rispondermi anche l'assessore Costi, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, anche qui la Regione dovrebbe adeguare il proprio regolamento per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti di erogazione carburanti, perché anche lì dovrebbe esserci l'obbligo di installare delle colonnine elettriche di ricarica. Siccome in Regione Emilia-Romagna siamo molto indietro con le auto elettriche, vorremmo capire che almeno sapere se l'infrastruttura almeno va avanti. Grazie. Questa amministrazione, al fine di rafforzare l'obbligo già contenuto nel testo unico statale, ha impegnato i comuni con l'atto di coordinamento tecnico contenuto nella DGR 922 del 2017 ad adeguare il proprio regolamento edilizio secondo l'indice previsto dall'intesa entro 180 giorni decorrenti dal 1 luglio 2017, data di entrata in vigore dell'atto regionale e dunque entro il 28 dicembre 2017. Per quanto attiene al potere di annullamento del titolo edilizio da parte della Regione, di cui l'articolo 39 del DPR 380/2001, richiamato dalla norma statale, si rileva, questo è quello che mi hanno detto i miei giuridici, diciamo, che lo stesso non è uno strumento idoneo a sanzionare la mancata osservanza del predetto obbligo, perché la Regione ha superato tale istituto sostituendolo con il potere del sindaco di reesaminare i titoli abilitativi e, in presenza delle condizioni previste dalla legge, annullarli o modificarli. Ringrazio l'assessore Donino, ma non sono affatto soddisfatto, perché diciamo, ha svicolato elencandomi le cose belle che stiamo facendo, però purtroppo su questo aspetto non facciamo nulla, tanto che fra l'altro decreto che richiamavo prevede anche che le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali di programmazione territoriale comunale e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Ma la legge regionale che avete appena approvato degli standard minimi di dotazione in generale proprio non gli piace parlare, quindi figuriamoci di quanto riguarda degli standard minimi per la ricarica elettrica. Non ho avuto risposta neanche sul fatto che cosa stiamo facendo per aggiornare i regolamenti che riguardano i distributori di carburante. È vero che non è sua competenza, però magari una risposta l'avrei gradita. Purtroppo, ribadisco, in Regione Emilia-Romagna sul trasporto elettrico siamo indietro, molto indietro. Avevamo presentato anche qui un emendamento al bilancio in cui chiedevamo che la Regione mettesse a disposizione 1 milione di euro di finanziamenti per l'incentivo all'acquisto di auto elettriche, ma purtroppo questa maggioranza ce l'ha bocciato. Ci approvate ogni tanto una bella risoluzione come quella che ci avete approvato durante la sessione di bilancio, in cui assieme a noi dite che è importante sostenere il Motor Valley per lo sviluppo elettrico, per eventualmente portare il Gran Premio di Formula E a Imola, perché questo comunque sarebbe da traino anche a livello, diciamo, informativo
per far partire la mobilità elettrica in regione, però diciamo, potreste anche non approvarceli, perché poi in realtà questi atti rimangono lì dove sono. Lo stimolo e la richiesta che vi facciamo è di spingere sulla mobilità elettrica. Va bene il Mi Muovo elettrico, va bene, però se non parte l'infrastruttura di ricarica e se non incentiviamo la partenza di almeno qualche centinaio di migliaia di auto che girano in regione, che sono auto elettriche, non riusciamo a diventare la locomotiva elettrica che dovrebbe diventare la nostra regione. Grazie.